Va. No, mi dicevi di Verona. Verona, allora, Verona è una sua, noi siamo andati con l'Apri, con il qui presente Lapo Androsoni, e purtroppo secondo me non c'era nessuno. L'afflusso di spettatori è stato di. No, spettatori, di visitatori è stato minimo, cioè era come tragedia, da un punto, secondo me da un punto di vista di riuscita commerciale è una tragedia. Se tu mi dici l'atmosfera, in effetti era un'atmosfera molto ma molto più interessante che dell'atmosfera che si respira a Cremona Mondo Musica, su quello non ci piove. L'aria non era viziata, non c'era nessuno. Vabbè, a parte lo detto, non c'era nessuno, però le persone che c'erano erano. Era una battuta. Sì, vabbè, una battuta. No, comunque, a parte la battuta, il problema è che per partecipare, per prendere uno stand, ci deve essere una resa commerciale, cioè anche come visibilità, capito? Base. Capito? Qualche volta mi si pianta con un piede e mi devo andare a careggio, deve esserci almeno da un punto di vista di partecipazione di visitatori, di spettatori, un ritorno. Ma secondo me si sono fatti poca pubblicità anche. Può essere, in effetti può essere. Io l'ho saputo all'ultimo. Sì, è come tutta ragione, però questo discorso qui l'hanno chiamata anteprima perché evidentemente anche loro hanno voluto sperimentare, non ci avranno, cioè, il costo del biglietto però non era basso, quello è stato un errore, secondo me è stato un errore grosso, perché io l'ho preso su internet, per carità, ho preso un po' meno, sì, va bene, a parte quello, però voglio dire, no, se tu fai una cosa sperimentale, tu lo sai benissimo che percentualmente c'è una grossa possibilità che la sia rimessa. Ah beh sì. Allora a quel punto lì, rimessa per rimessa, fai un prezzo politico per far vedere alla gente quello che proponi, poi un antrano se ne parla. Scusa, ma te quando sei stato contattato per questa mostra? A me me l'ha detto Lali. Ma quando? A me me l'ha detto Lali. Quanti mesi prima? Quanti mesi? Io glielo dissi a Lali che. Mi contattò anche la signorina di Cremona. Io glielo dissi, guardi signorina, io sono uno di quelli anche che crede nelle fiere, non sono uno di quelli che non ci crede. Ho partecipato a Francoforte, a Tokyo, a Cremona Mondo Musica, cioè io sono una persona che ci crede alla visibilità. Però la cosa dell'arte, praticamente io non sono potuto andare all'assemblea generale dell'ALI a fine febbraio, e è stato lì che praticamente è stato proposto questo discorso, quindi c'è stato febbraio fino a c'è stato marzo e aprile, e io personalmente non avevo roba da andare, ci avevo roba di altre cose, 10 milioni da finire, un violoncello da finire, il contrabbasso da partire, il salterio da finire, cioè io se veramente dico di chiudimi qui dentro e sono dalla rappa un anno ancora, poi c'ho violoncelli per un altro anno, non so da che parte rifarmi, capito? Se non riesco a portare uno stand dignitoso, ma anche di proposta nuova, perché della roba vecchia ce l'ho, della roba che non vendo, perché il violoncello che ho dedicato, che ho fatto con il legno del mucello di mio babbo, insomma c'è delle cose che non vendo, il violino quello sì, con l'amarezzatura particolare, quello non è in vendita, però c'è da dire, portare una cosa che non è in vendita, solo per visibilità tu mi puoi far vedere tu dove su YouTube, capito? Ma se vado lì, la gente la deve poter provare, suonare, toccare, capito? Capito? E allora a quel punto lì gli dissi, guardi signorina, io verrò a vedere perché sono una persona che tendenzialmente crede alle fiere. Però ora come ora lo stand non lo posso prendere perché non avrei roba da metterci dentro. E anche lei era di convenne. Siamo andati, e ragazzi, in effetti rispetto a Cremona non c'è paragone. La questione, cioè, si vede che è più da addetta lavori, è più da
però ci sarà io, l'Apo e altri 15 persone. E non va bene, lo so, non qualche scolaresca. Qualche scolaresca che va bene, oh, intendiamoci. No, va bene, sì. I giovani vanno avvicinati, se no si rischia di fare una generazione di fenomeni. Già siamo sulla strada buona. Però dal punto di vista proprio della semplice, della gente, si vedeva che quelli che c'erano erano tutta gente addetta ai lavori. E questo qua da non è povero, che avere 10.000 persone che ti vengano, ma che venga lì per passare sabato e la domenica per portare figlioli, va bene? Per rompere i coglioni a chi ha pagato 2.000 euro più IVA per lo stand, è una cosa. E portare lì gente, 10 persone, che però sono venga lì per comprare gli strumenti, per vedere, per capire, meglio che 10. È meglio che 10, capito? Poi va buoni, Poi va buoni, però da lì a dire che la cosa è riuscita, personalmente non mi pare. Bellino, perché questa te la tiro a te, che tu sei veneto, e veneti sono bellini, perché sono è stata la parte della Lega, Roma ladrona, la Lega non perdona, Terun, siamo arrivati davanti a Verona, all'entrata c'era il bagarino e ci voleva vendere i biglietti. Anche a me. A Napoli non gli credi, a Napoli almeno lo fanno in ascolto, questo era lì proprio a vendere biglietti a po'. Anche a me. Vabbè, insomma, comunque lasciamo bene. Vabbè, lasciamo bene. Allora, ci pensa il figliolo di vostro che ha studiato la maniera. Qua lui a vendere, e fa finta di essere albanese, ti ha preso la laurea in lingua a Tirana. Sì, ci pensa lui a vendere, voglio già comprare questo bigliettuzzo, tu vedrai la fine, non ha finito. C'è parole. Dunque, Lali. Lui non c'è più un leghista. Ora c'è zitti come fruci. Ora per esempio c'era la. Un'altra cosa da dire, l'Ali ha portato tutto quello che è l'allestimento mostra che si è fatta fare lei alcuni anni fa, e da un punto di vista didattico, secondo me, è stato molto positivo. Sì, beh, quello sì. Quello è stato molto positivo. Lo stand, uno mette la sua roba, per carità, nulla da obiettare. Quello. Io ti dico la verità, ancora un altro anno non la rifarò la mostra lì, però la cosa se la rifanno la monitorizzo, perché l'ambiente è superiore. Sì, il livello era molto alto, la qualità, diciamo, c'era anche dibattiti. Poi sinceramente anche quelli che sono contro le fiere, no? Che dicono che... Oh, ma questo qua è destinato a cadere. Però, quelli che dicono che le fiere non servono a niente, che... Io non sono d'accordo, perché... No, non è vero che non serve a niente. Quello... Poi se tu mi parli di fiere dove... Io l'ho fatto fiere per le carrozzerie, per le cornici. Ed è un'occasione per ritrovarsi, fornitori, certo, cose, sì, per fare il punto della situazione. No, secondo me è importante, certo. Però deve essere stacca lì, perché c'è di lui, no, deve rispondere.